Comunque ragazzi, oggi volevo parlare ancora un pochino su Gilgamesh, visto che comunque questo Gilgamesh è il numero 5 dal titolo Un brindisi alla speranza. Perché volevo parlarvi del Gilgamesh? Soprattutto insomma, non voglio convincere chi già insomma, l'ho acquistato grazie anche ai miei video, ai video insomma, della soffitta di Pippo, ma anche perché comunque questo è un grandissimo capolavoro, ragazzi. Se ne parla sempre poco del Gilgamesh, però questo è un grandissimo capolavoro, secondo me. Se avete la possibilità di recuperarli, sono usciti 5 numeri, capisco che insomma, le edicole diventano sempre più rare, sono sempre meno fornite e a volte la copia che ci danno fa quasi sempre schifo, no? Io vi posso dire che purtroppo, o forse a questo punto anche un bene, io vado a un supermercato vicino casa, c'è il reparto edicola e ci sono un po' di copie da scegliere. Siamo arrivati al quinto numero, forse quello che potete fare da un buon ancora edicolante è chiedere gli arretrati, può essere che ve li mandano. Per recuperare questo che a mio avviso è un capolavoro. Con questo numero 5, ragazzi, insomma, questo fumetto cambia un pochino, no? Cambia marcia nuovamente. Se prima era un grandissimo capolavoro e molto poetica, a questo giro lo è il doppio, cioè cambia in questo modo, in modo ancora più positivo. Come posso dirvi, anticipa in qualche modo, forse qua vi potrebbe sembrare, no, in questo numero che anticipa alcune tematiche che in realtà stiamo vivendo ancora adesso, cioè già adesso, no? Io nel momento della pandemia, io sono un grandissimo lettore di libri di fantascienza ed è un po' che non ne leggo proprio perché quando è scoppiata la pandemia siamo rimasti chiusi tutti quanti in casa, affacciandomi dal balcone, perché ero chiuso in casa, sentivo, non so, la macchina della volante dei carabinieri che col megafono ci invitava a rimanere tutti quanti chiusi in casa. Cioè, questa è fantascienza, ragazzi. Fantascienza che abbiamo vissuto, che probabilmente ci stiamo già anche dimenticando, e che non, mi accorgo che ancora non è finita, no? Si parla ancora di nucleare, sento in televisione, di disastri, roba del genere. Insomma, molte cose ci sembrano lontane, forse ai giovani, però in realtà poi alla fine non è che insomma, mi posso aspettare di tutto, ecco. Quindi insomma, io quando uno dice forse sogni troppi gli zombie, io a volte in un periodo dove sognavo troppo gli zombie, no? Cioè mi svegliavo perché facevo dei sogni, perché guardavo talmente tanti con The Walking Dead che il mio cervello sognava zombie. Per un periodo sognavo sempre quello, però ormai non ci metto più le mani sul fuoco, ecco, che non possa accadere una cosa del genere. Comunque una pandemia l'abbiamo avuto, abbiamo visto anche i disastri, tralasciando le polemiche che si è esagerato, le solite stronzate, no? Cioè, è come comunque lamentarsi che la gente ci sta prendendo in giro perché dicono che non siamo stati sulla Luna. Insomma, negare questa cosa, ragazzi, veramente da stupidi. Siamo nel 2022, abbiamo la tecnologia per dire non è una stronzata che esista la Luna o che la Terra è tonda, almeno ovale, non piatta, no? Non, insomma, volerci prendere proprio in giro. Comunque, ognuno ha le proprie idee, per me vanno bene, anzi, vi dirò di più: queste idee un po' fantasiose, se non provocano poi problemi ad altri, sono molto carini. Io le ascolto, quindi è sempre fantascienza, no? Capire il perché loro considerano la terra piatta, sono anche discorsi interessanti, un po' come credere nella Bibbia o non crederci, no?
nella Bibbia. Crederci o non crederci, una lettura non vi può far male per il semplice motivo che ci sono all'interno comunque delle storie assurde e, come ho già detto un milione di volte, con di varie interpretazioni, no? E quindi cioè, questo Gilgamesh, per dire, ritrovato, se ci fanno un omnibus e tra 5.000 anni, immagino sempre questa, e qualche terrestre va alla ricerca di questo Gilgamesh, va alla ricerca di reperti dell'antichità e trova vicino al Mar Morto, che ne so, un omnibus del Gilgamesh. No, e magari all'epoca tra 3.000 e 5.000 anni non ci sarà più neanche la carta, ma si leggerà in un altro modo, e la Bibbia magari è già dimenticata. Questo non vieta di trasformare il Gilgamesh in una nuova Bibbia, perché comunque o il Signore degli Anelli, no? Immagino questi volumi di facile interpretazione, ecco. Questo non voglio, ecco, non voglio neanche creare polemica sui religiosi, perché anch'io sono comunque un credente, che credente purtroppo sbagliato, che se ne fotte, e non dico che in realtà sia tutto reale, dico solamente che comunque è di facile interpretazione. Leggendola una volta, almeno la Bibbia bisogna leggerla comunque una volta per farvi un'idea, no? Non giudicare così solo perché se sei di un'altra religione o semplicemente perché bisogna andare contro a quello che è il cristianesimo o quello che è. Insomma, stesso discorso per Gilgamesh, cioè secondo me Gilgamesh è una lettura da fare, tutto qua, da fare, perché se vi piace il buon fumetto, se vi piacciono le buone storie, se vi piacciono leggere i capolavori impegnati, sicuramente il Gilgamesh ricade in quella fascia lì, nel capolavoro assoluto. Ok, disegnatore, disegno di Luis Lucio Oliveira, sceneggiatura di Robin Wood. Non sto a raccontare chi sono, insomma, sono delle pedine fondamentali delle historietas. Molti giovani non conoscono le historietas, forse anche a causa aurea editori, che comunque per la maggior parte ce l'hanno loro. Delle persone comunque amabili, perché comunque parlando anche con la soffitta di Pippo ha avuto anche dei contatti, sono delle persone che si interessano alle loro problematiche di stampa. Il problema è che molte volte molti editori sono rimasti in antichità, non ci arrivano, quindi non arrivano a capire quali possono essere le problematiche dei giovani di adesso, no? Insomma, che non basta andare a pubblicare in edicola, perché le edicole stanno sparendo, ai giovani non gli frega niente di entrare in edicola. Voi mi dite, non vi ho parlato della storia di questo numero, perché siamo da dirci due delle solite due stronzate. In realtà, come sapete, non mi va di raccontarvi neanche, perché raccontarvi è un vero peccato, cioè andrei veramente a rovinarvi una storia, insomma. Vi faccio vedere qua, no? Questo immortale che si trova in uno scenario post-apocalittico, e appunto in questo numero c'è una specie di cambio di rotta, insomma, una storia veramente emozionante, una storia che comunque ritroviamo in tanti altri capolavori, ecco. Ci sono dei riferimenti anche biblici, insomma, per quello vi dicevo. Perché non accostarlo a qualche racconto, no? Della Bibbia? Vi invito veramente a cercarlo. E possiamo dire ancora, risolviamo questo mistero, no? Ripeto, sempre grazie anche all'aiuto della soffitta di Pippo, che insomma ci sentiamo in contatto, e insomma lui mi sa dire più cose, lui è un amatore veramente di tutto ciò che è veramente molto vecchio. A me molte cose le ho lette, però le ho anche dimenticate. Naturalmente sono un ragazzaccio di una certa età che,
ancora una mentalità forse da Peter Pan, quindi alcune cose vecchie le lascia nel vecchiume, però ci sono delle cose da recuperare sicuramente, e quello che voglio fare, il mio intento è quello di avvicinare giovani lettori a queste letture. Questa è una lettura abbastanza difficile, no? Ma per il giovane lettore che ha già letto parecchio e si sente di affrontare qualcosa in più, sicuramente il Gilgamesh è una di quelle letture. Io vi consiglio anche di guardare le mie puntate, no? Due chiacchiere da boomer. Io è vero che vi parlo del passato, ma vado anche a consigliarvi quello che secondo me sono le letture che possono fare i giovani di oggi, no? Aiutarli, no? Anche a cambiare i loro generi. No? Noi dobbiamo capire appunto che i giovani che leggono la roba tipo diabolico, roba vecchia, perché se la ritrovano già in casa, no? I genitori, i padri, quindi possono apprezzare, ma il giovane che non ha in famiglia qualcuno che legge fumetti, cosa si ritrova davanti da poter leggere? I manga, perché dove ti giri ci sono i manga, no? Quindi il nostro scopo è quello di aiutare, di fargli capire, non di non leggere più manga, assolutamente. Perché voi sapete che anch'io sono un grandissimo lettore di manga, ma di provare a variare, e quindi insomma provare anche a sforzarsi un attimino, ecco, cioè non è che voglio allontanare, no, però questa è una lettura abbastanza difficile da consigliare a un giovanissimo, no, a un giovanissimo lettore di manga. Come non consiglierei a un giovanissimo, no, ma non, cioè, un capolavoro come l'Eternauta, perché potrebbe risultare pesante. Se qualcuno mi dice: no, ma guarda che io l'ho letto, sono 15 anni, lo trovo interessante perché mio padre leggeva, cioè, ho sempre letto, io roba del genere, sì, dico grazie a fare, ovvio, no? Ci sono molti giovani che sono partiti con questa esperienza, con già letture che i genitori gli hanno non imposto, ma comunque pilotato in qualche modo. Ma mi rivolgo soprattutto a quei giovani che possono avere difficoltà, naturalmente, in questo tipo di letture, inquadrature diverse, no? Le storietas, come potete vedere, ha bisogno di questi paginoni, non è composto da due, tre vignette, quattro, cioè, vedete, c'è cioè un racconto molto impegnativo, anche perché comunque uscendo su rivista, queste opere dovevano essere molto veloci, cioè un capitolo per farvi capire, un capitolo è composto da 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagine. Cioè in 6 pagine, no, di solito le storiette, visto che uscivano, avete presente, Lancio Story, 6 pagine dovevano farci entrare una storia dentro, quindi sono letture dove sono piene di balù, piene di racconti, dovevano raccontare in qualche modo, in modo semplice, ci dovevano stare in queste 6 pagine. E quindi con questo lavoro, ragazzi, sono riusciti, oltre a essere veloci nel raccontare, anche a tirarci fuori un vero capolavoro. Ecco, questo è il Gilgamesh. Recuperatelo, mi raccomando, ragazzi. Naturalmente faccio questi video, li faccio per me, perché mi va anche di divulgare in modo diverso, che non sia sempre il solito unboxing e roba del genere, queste letture, ecco. Come sapete benissimo, quando vi consiglio qualcosa difficilmente sbaglio. Ok? Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Andatevi a prendere questo numero e poi decidete, provateci. Insomma, sono 6 euro al mese poi alla fine. Io soprattutto per quello lo faccio. Non condivido queste cose di buttarci in edicola. Adesso vedo settimanalmente prodotti che ti danno un prodotto a 3 euro la prima settimana, la seconda 15, 12. Vai a diluire il lettore, ecco, per gente che legge fumetti, di solito è un accanito lettore di fumetti, no? Ne legge 3, 4 al mese, e quindi la spesa diventa grande, cioè vai a
vai un pochino a tranciare le gambe a chi vorrebbe comunque leggerla, quel tipo di lettura lì. Ok, ragazzi, iscrivetevi al canale e attaccate la campanellina perché ogni tanto qualcosa di interessante la dico e magari ve la perdete. Ok, ciao, alla prossima.